Buonasera, bentornati al TG2000. In apertura il violentissimo nubifragio che si è scatenato nel tardo pomeriggio su Palermo, una vera e propria bomba d'acqua che ha investito la città. Due persone sono morte, intrappolate in un'auto, gente a nuoto in strada, strade come fiumi. Vediamo. Tragedia nel pomeriggio a Palermo, investita da una bomba d'acqua. Due persone sono morte annegate in un sottopasso allagato di Viale della Regione. Erano in auto, sommersa dalla pioggia, e rimasta bloccata in strada. Molte strade di Palermo si sono trasformate in torrenti. Alberi sono finiti in mezzo alla strada, auto sommerse dall'acqua e dal fango. La situazione peggiore si è verificata nei sottopassi di Viale Regione Siciliana. Decine le auto rimaste bloccate, sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a salvare una giovane rimasta intrappolata nell'auto sommersa dall'acqua di Via Imera. Per la donna sono stati lunghi attimi di paura. Scene di panico in tutta la circonvallazione, in molti casi le persone hanno abbandonato le auto e hanno dovuto letteralmente nuotare per mettersi in salvo. In alcune zone del capoluogo siciliano manca l'energia elettrica. Da alcuni video amatoriali come quelli che state vedendo si vedono chiaramente automobilisti che lasciano le loro auto per mettersi in salvo a nuoto. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada. Il pontificale per Santa Rosalia, in programma alle 19, non si è celebrato sul sagrato della cattedrale ma all'interno. Voltiamo pagina. Fatica ha trovato l'accordo sul nodo autostrade. Entra lo Stato, nessuna revoca, ma i Benetton resta una quota sotto il 10%. Nicola Ferrante. Da bene di famiglia dei Benetton ad azienda pubblica, il destino delle autostrade italiane è risolto in un consiglio dei ministri fiume terminato solo all'alba. L'avvio della procedura il 27 luglio. L'intesa prevede l'ingresso dello Stato tramite cassa, depositi e prestiti, mentre fino all'ultimo la concessione potrà essere revocata se la famiglia Benetton non onorasse l'impegno a una graduale uscita di scena. Ecco le principali condizioni: al gruppo Atlantia, che controlla autostrade, imposto il pagamento immediato di 3 miliardi e 400 milioni come misure compensative, prevista la rinuncia a tutti i ricorsi giudiziari promossi, compresi quelli sul ponte Morandi. In caso di revoca della concessione l'indennizzo sarà tagliato da 23 a 7 miliardi e infine è prevista una cessione dell'88% di autostrade a Cassa Depositi e Prestiti. Con le restanti quote di azionariato i Benetton però non potranno sedere per legge nel CDA. Ma c'è da registrare che nel giorno in cui prende forma questa soluzione, il titolo Atlantia registra ottimi guadagni in borsa. Promesso anche un taglio dei pedaggi, si ipotizza fino al 10%, andare da Venezia a Napoli, così passerebbe da 58 a 52 euro, da Milano a Roma da 42 a 38, da Roma a Reggio da 18 a 16 euro. E mentre si chiude l'era Benetton e della privatizzazione autostradale, fa discutere il modo in cui Cassa Depositi e Prestiti farà ingresso nella nuova società attraverso il cosiddetto aumento di capitale, tutt'altro che un tecnicismo finanziario, poiché di fatto lo Stato italiano comprerà da un privato i Benetton, appunto, un bene già pubblico. E la storia della società Autostrade racconta il nostro paese, così da simbolo del boom economico siamo arrivati ai giorni nostri con la tragedia del Ponte Morandi. Silvio Vitelli. È il 1924 quando proprio nel nostro paese viene realizzata la prima autostrada a pedaggio del mondo, quella dei Laghi Milano-Varese. Tecnici da tutta Europa fanno sopralluoghi per esportare questo nuovo modello di viabilità. Nel 1956 la convenzione tra ANAS e Società Autostrade per l'Autostrada del Sole Milano-Napoli, inaugurata in pompa magna 8 anni dopo da Aldo Moro. Carreggiate nuove di zecca, simbolo dell'Italia del boom economico. Un sogno che però nel corso dei decenni perde tutto il suo fascino. La stagione delle privatizzazioni degli anni 90 segna una svolta. Autostrade viene messa sul mercato e passa nelle mani dei privati. I rincari si fanno sentire di anno in anno, ma che oltre alla beffa ci fosse anche il danno si scopre solo nel 2018. Il crollo del Ponte Morandi mette a nudo una realtà fatta di manutenzione insufficiente. Da quel giorno lungo tutto lo stivale ponti e viadotti diventano centinaia di cantieri, code lunghissime, stress che si somma al ricordo delle vittime e alle tasche che suonano sempre più vuote. E pensare che se in tedesco si chiama autobahn, in francese autoroute, in spagnolo autopista, è perché deriva dall'italiana autostrada, quella del 1924. Autonoma. Chi la usa sa che può andare dove vuole e quanto lontano vuole.
E ci spostiamo a Montecitorio per la giornata politica imperniata sul caso autostrade, sul vertice europeo della verità, che dovrà mettere le basi per il piano di ricostruzione. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Sì, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Clara. Una giornata politica particolarmente intensa che si è divisa sostanzialmente su due temi. Quello dell'Europa, se ne è discusso in Parlamento e anche al Quirinale. Poi il caso, il tema autostrade dopo il lungo Consiglio dei Ministri della notte. E abbiamo intercettato proprio sul tema, anzi sarebbe meglio dire, inseguito il Presidente del Consiglio Conte. Sentiamo che cosa ha detto. Presidente, soddisfatti? Attenzione, fate sembra che sia abbastanza. Vai. È l'accordo che serviva in questo momento. È un altro dossier che abbiamo ricondotto, come dire, alla ragione. Diciamo che sul MES invece giusto parlare. Il MES non è all'ordine del giorno. La revoca è rimasto deluso. Noi siamo, ci preoccupiamo di tutelare l'interesse pubblico, non degli slogan. Ci interessa la sostanza. Messa c'è una risoluzione però proposta da Azione, Europa. Non la farete votare? Grazie. Ecco, di MES, del meccanismo salva stati, non se ne è discusso né al Senato né qui alla Camera durante l'intervento del Presidente del Consiglio in vista del vertice di venerdì e sabato sul Recovery Fund, il piano di rilancio di circa 750 miliardi. Se ne è parlato invece anche con il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i membri del Governo, e il racconto della giornata politica parte proprio dal Quirinale. Vediamo. Vertice decisivo e non marcia indietro. Così il Presidente della Repubblica nell'incontro con il Governo in vista del Consiglio europeo sul Recovery Fund, il piano di rilancio di 750 miliardi di euro, di cui circa almeno 170 sulla carta dovrebbero andare all'Italia. O vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti, ha detto Conte, che ha ottenuto il via libera del Parlamento, ma non tutti i paesi europei sono d'accordo, anzi i cosiddetti paesi frugali, Svezia, Danimarca, Olanda e Austria, sono decisamente contrari, motivo per cui si teme un accordo al ribasso. Non si è discusso invece di MES, il meccanismo salva stati che divide il governo, e al Senato non sono mancati momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. Sulla campagna d'Europa anche le opposizioni si dividono, Forza Italia si dice pronta a lavorare per un'unione del futuro, critiche invece arrivano da Lega e Fratelli d'Italia. Quindi sul tema Europa le posizioni politiche sono molto distanti. Allora abbiamo ascoltato l'opinione del capogruppo del Partito Democratico alla Camera del Rio e il capogruppo della Lega Molinari. Vediamo che cosa dicono e poi la linea può tornare allo studio. L'Italia si presenta con le carte in regola grazie all'azione convintamente europeista proprio anche dei democratici italiani, all'azione di Gentiloni, all'azione di Amendola, dei nostri ministri, di Di Maio, però anche di Conte stesso, che hanno fatto una scelta decisamente europeista, e questo ci consente di trattare con i nostri amici europei, di far comprendere loro che il destino e la vittoria o sarà insieme o non sarà di nessuno. E in questo periodo abbiamo visto strumenti eccezionali messi in campo, dobbiamo usarli al meglio tutti quanti. E questo è il senso della nostra posizione, di portare anche finalmente in fondo questo Next Generation Fund, che pensa alle nuove generazioni, che punta allo sviluppo dell'innovazione, allo sviluppo ambientale, di politiche ambientali più avanzate. Quindi è davvero una grande occasione che l'Italia non può e non deve perdere. Sulla partita europea Conte oggi non ha detto niente, nel senso che per l'ennesima volta è venuto a fare un elenco di buoni propositi e ha ammesso che non c'è ancora un accordo sul Recovery Fund, mentre il governo già sta ipotizzando come spendere quei soldi. Non ha detto parole chiare sulle intenzioni del governo rispetto all'utilizzo o meno del MES, anzi la maggioranza si è spaccata sulla risoluzione Maggi, che chiedeva in maniera chiara di prendere una posizione. Quindi fondamentalmente abbiamo perso del tempo per l'ennesima volta e hanno votato un documento che non dice nulla, quindi non sappiamo ancora come andrà la trattativa europea e soprattutto non sappiamo ufficialmente cosa intende fare il governo con questi aiuti.
Intanto l'Unione Europea si prepara ad una possibile nuova ondata di coronavirus. La Commissione ha annunciato oggi maggiore copertura dei test, tracciabilità dei contatti, miglioramento della sorveglianza e maggiore accesso ai servizi medici. Via libera al tracciamento tramite app anche oltre i confini nazionali e per affrontare i nuovi focolai in modo efficiente, stretto coordinamento per rafforzare la risposta degli Stati. Il coronavirus intanto continua a mietere vittime nel mondo. Chiude di nuovo la Catalogna, allerta nei Balcani. In Bolivia tra le vittime c'è anche un vescovo italiano della provincia di Bergamo che guidava la diocesi di El Alto. Marco Burini. Mai così tanti in un giorno. Quante volte l'abbiamo sentito? Tante, troppe. Spesso in riferimento agli Stati Uniti, che nelle ultime 24 ore contano più di 67.000 casi di coronavirus, portando il totale a quasi 3 milioni e mezzo e 137.000 morti. Perciò diversi stati come Florida, Arizona e California si sono affrettati a chiudere tutto dopo una nuova ondata, malgrado i fan di Trump protestino contro l'obbligo delle mascherine e le restrizioni decise dai governatori. Anche qui da noi, in Europa, si accendono nuovi focolai. A Lleida e dintorni, in Catalogna, è stato imposto di nuovo il lockdown dopo che sono stati registrati quasi 1.000 casi in un solo giorno. Preoccupano i Balcani. Cresce il numero di contagi in Bulgaria, Romania, Croazia, Serbia, con gli ospedali che rischiano il collasso, motivo per cui l'Unione Europea raccomanda ai cittadini di vaccinarsi presto per l'influenza, in attesa del vaccino per il Covid-19. Ma dove il virus fa più male è in America Latina, già segnata da profonde disuguaglianze e fragilità istituzionali. In Bolivia migliaia di persone sono scese in strada per chiedere pane e lavoro, mentre si registrano oltre 50.000 casi e 1.898 morti, tra cui Eugenio Scarpellini, 66 anni, originario di Verdellino, in provincia di Bergamo, che era partito come missionario per la Bolivia nel 1988 e da 7 anni era vescovo di El Alto, la città satellite della capitale La Paz, dove si ammassano centinaia di migliaia di poveri. In Italia oggi 162 nuovi casi e 13 morti. Distanziamento e mascherine restano indispensabili. Tutte le misure anti-Covid fino al 31 luglio. Massimiliano Niccoli. Le novità sono tutte nell'allegato in cui sono contenute le linee guida concordate con le regioni sul trasporto pubblico. È entrato in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio che con un solo articolo e 3 commi rinvia a norme già in vigore. Restano dunque alcune prescrizioni base, mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, distanziamento e divieto di assembramento. Cambiano invece alcune regole. La prima eccezione riguarda i treni a lunga percorrenza dove si potrà viaggiare anche più vicini, ove siano garantite misure di sicurezza come il ricambio d'aria, la misurazione della febbre e il rinnovo della mascherina ogni 4 ore. Riparte inoltre la ristorazione a bordo, ma il servizio è assicurato con la consegna al posto di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose. Per gli aerei torna la possibilità di portare il trolley in cabina e spunta il contenitore monouso per gli abiti dei passeggeri per evitare il contatto. Viene invece prorogato fino al 31 luglio il divieto di ingresso e transito in Italia di chi nei 14 giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 paesi. Rinviata al 31 luglio anche l'apertura delle discoteche al chiuso. Nei locali all'aperto è invece consentito l'ingresso, ma non si potrà ballare in pista. Limitazioni che valgono anche per le feste private. Novità che arrivano nel giorno in cui il bollettino parla di un aumento dei contagi, più 163, di un calo dei decessi, più 13, 575 guariti. E a Milano, primo giorno senza mascherina all'aperto se c'è la distanza di sicurezza. Sentiamo com'è andata da Luciano Piscaglia in diretta da Corso Como. Sì, buonasera da Corso Como, che è uno dei luoghi di Milano più frequentati all'ora del tradizionale aperitivo. Si torna ad incontrarsi all'aperto, come potete vedere, ma con prudenza e si tiene sempre lo sguardo sulla diffusione del virus. Oggi sono 63 i nuovi casi positivi in Lombardia, ma ha destato preoccupazione soprattutto la scoperta a Nembro della positività di un bambino di 7 anni. Una scoperta casuale, il bambino si è rotto un braccio giocando in un centro estivo, non presentava sintomi da coronavirus, ma al ricovero in ospedale il suo tampone è risultato positivo.
positivo. Ora nel centro frequentato da 250 bambini sono in corso controlli e sanificazioni. Oggi però a Milano e in tutta la Lombardia è il primo giorno dopo mesi senza l'obbligo della mascherina all'aperto. Lo dispone un'ordinanza regionale valida fino al 31 luglio che permette di non indossare la mascherina all'aperto purché sia mantenuta la distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro. Comunque la mascherina deve essere tenuta a portata di mano e indossata anche all'aperto se non si è in grado di mantenere la distanza di sicurezza, mentre resta l'obbligo di usarla oppure di coprire naso e bocca con un indumento nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, compresi i mezzi pubblici. La maggior parte dei milanesi incontrati è al corrente dell'ordinanza e la prova, ma tutti preferiscono essere ancora prudenti. Li ascoltiamo, poi la linea tornerà a Roma. No, non lo sapevo perché tanto cioè cambiano idea ogni giorno, quindi però comunque io continuerò a indossarla per sicurezza. Secondo me non è il momento di abbassare la guardia. Sì, l'ho letto, però ormai ho preso l'abitudine e io la porto. Come mi igienizzo ancora le mani, mi sento più sicura. Allora, un po' perché mi sono abituata mentalmente, mi sembra così, un gesto di prudenza, di buon senso, e poi banalmente devo entrare in un negozio, metti, togli. Però stavo entrando in negozio e l'ho messa comunque, stavo per metterla, l'avrei messa fra due minuti, quindi l'ho messa subito. Però preferisco tenerla per questioni di sicurezza, cioè non so bene se la gente attorno a me prende tutte le giuste precauzioni, quindi preferisco stare al sicuro non solo per me ma anche per la mia famiglia quando rientro a casa. È ovvio che se siamo troppo vicini magari uno presta un po' più di attenzione, però mantenendo comunque un minimo di distanziamento non vedo perché tenerla. Cioè se invece l'ambiente è affollato e siamo all'aperto comunque io trovo giusto rimetterla. Secondo me è ancora presto, io continuerò ad utilizzarla, soprattutto per proteggere gli altri. Diciamo che vogliamo prevenire, è meglio stare un po' più attenti. Poi se si è da soli si cammina tranquillamente e si toglie. Non ci dà fastidio per il momento, ci siamo abituati. Voltiamo pagina, aumentano i prezzi del carrello della spesa, la frutta è alle stelle, in difficoltà famiglie ed agricoltori. Ma in Italia e in tutti gli altri ambiti scende l'inflazione. Giuseppe Caporaso. Schizzano in alto del 2,1% i prezzi dei prodotti alimentari nel mese di giugno. In pratica il cosiddetto carrello della spesa diventa più costoso. Dai dati Istat emerge un balzo in avanti soprattutto di frutta fresca, ma anche verdure e salumi, al pari del pesce surgelato, pasta, zucchero e carne. Ma si segnalano aumenti anche per acqua minerale, formaggi e pane. Tutto aumentato, è tutto aumentato. Se va al mercato è tutto aumentato, se va a negozi tutto aumentato. Non c'è un alimento che non è aumentato. Di poco o di tanto, ma tutti hanno aumentato, compresi i bar, compresi tutto. Della frutta trova qualche prodotto aumentato, quelli di stagione? Beh, quelli di stagione non molto, quelli fuori stagione sono parecchi aumentati, cosa che prima invece non era così tanta la differenza. Frutta di stagione senz'altro. Se uno si accontenta di scegliere, per esempio vengo qui al mercato, io abito qua, vengo più tardi, pago un po' di meno, però costa caro. Sì, ma io non sono una che proprio, voglio dire, lavorando la mattina non ho tanto tempo di cercare di vedere dove posso andare a trovare prezzi più convenienti. Però tutto sommato non mi sembrano comunque aumentati più di tanto, tutto sommato. Spesa alimentare più costosa per le famiglie, ma meno soldi anche nelle tasche degli agricoltori e degli allevatori. I dati dell'Istat sono la conferma di una situazione che va monitorata per evitare le speculazioni. I prezzi al dettaglio sono in aumento, mentre invece i prezzi nelle campagne, dal latte all'ortofrutta a tanti altri prodotti, sono al di sotto dei costi di produzione. È necessario che le autorità vigilino per evitare che ci siano imbrogli e speculazioni. Se il carrello della spesa vede aumentare i prezzi, l'Italia anche a giugno per l'Istat invece è in deflazione, con un calo dello 0,2% e una diminuzione generalizzata dei prezzi dei prodotti e servizi non alimentari. Avanza in Vaticano la riforma degli appalti. Col decreto pubblicato oggi 11 articoli di disposizioni urgenti, attuazione del motu proprio di Papa Francesco del 19 maggio per la trasparenza e la concorrenza in Vaticano. Rimangono validi fino alla naturale scadenza, ma senza proroghe con le vecchie, i contratti in essere di lavori e forniture di beni e servizi. Tutti gli avvisi di gara saranno pubblicati d'ora in poi sul sito
sito www.bandipubblici.va. Intanto sequestrati stamani con un blitz in un albergo di Roma i cellulari ed un iPad del finanziere Raffaele Mincione, indagato dall'ufficio del promotore Vaticano nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita dell'immobile di Londra da parte della Santa Sede. E siamo alla cronaca. Condannato a 24 anni l'autista dello scuolabus dirottato ed incendiato nel Milanese nel marzo 2019, confermata l'ipotesi terrorismo. Caterina Dall'Olio. Aveva dirottato lo scuolabus che stava guidando a San Donato Milanese con due classi di 51 studenti di seconda media a bordo, tenendoli per 40 minuti sotto sequestro con la minaccia di uccidere tutti, dandogli fuoco. Il bilancio finale, grazie a un'operazione d'intesa tra ragazzini sequestrati e polizia, che nulla da invidiare ai film di Hollywood, è stato quasi un miracolo. 12 bambini e 2 adulti portati in ospedali per escoriazioni e principio di intossicazione, tutti gli altri illesi, attentatori compreso. Hossein Hussi, un anno dopo, viene condannato dalla Corte di Assise di Milano. Concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere. Prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio, Hussi aveva fatto dichiarazioni spontanee. Oh, se volete condannarmi, fate pure. Si riferisce alle stragi nel Mediterraneo, l'aveva fatto per loro, aveva detto già al momento del sequestro. Troppi suoi connazionali morti in mare, colpa, secondo lui, anche dei decreti sicurezza promossi da Matteo Salvini, a cui ha fatto riferimento di nuovo nella deposizione di oggi. Solo mentre parlava, sì, si è calato dal volto la mascherina nera con la scritta «L'Africa non morirà mai». Quando i giudici si sono ritirati in camera di consiglio, sì, è stato portato nelle camere di sicurezza dell'aula bunker di Milano. La difesa aveva chiesto l'assoluzione per il reato di strage, definendo insussistente l'aggravante del terrorismo. Duro colpo all'Ndrangheta in Veneto, 33 arresti ed oltre 100 indagati, sequestrati bene per oltre 3 milioni di euro. David Murgia. Si erano stabiliti in provincia di Verona dal 1981 e si sarebbero infiltrati nell'economia locale e in settori delicati come quello dell'edilizia, dell'impiantistica e della cartellonistica. Un vero e proprio radicamento di esponenti di 'ndrine della piana di Gioia Tauro che avrebbero interagito con il tessuto imprenditoriale ed economico del veronese. L'organizzazione è stata scoperta grazie ad una lunga indagine dei carabinieri del ROS che stamani hanno arrestato 33 persone, tra cui esponenti di note famiglie calabresi stanziate a Somma Campagna e in altri comuni limitrofi della provincia veronese. Famiglie che avrebbero costretto molti imprenditori con minacce ed estorsioni ad accettare di utilizzare le proprie società per fatturazioni false allo scopo di riciclare i capitali sporchi derivanti soprattutto dallo spaccio di stupefacenti. I reati contestati sono l'associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, tutti con l'aggravante mafiose. I ROS sono riusciti a inquadrare i nomi e ruoli dell'ndrina veronese individuando i capi e come l'organizzazione criminale sarebbe riuscita ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori, anche in collegamento con soggetti riconducibili ad altre cosche. Sequestrati beni mobili e immobili, tra cui ingenti quantitativi di cocaina e marijuana per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Torna l'incubo spazzatura a Roma dopo la chiusura del sito di Roccacencia. L'azienda municipalizzata si difende, ma i cassonetti sono pieni e la raccolta latita. Vito De Torre. Il rischio è quello di una nuova emergenza rifiuti. I cittadini di Roma tornano ad essere preoccupati perché in alcuni municipi i secchioni dell'indifferenziato non vengono svuotati. Una dimenticanza dell'azienda municipalizzata, uno sciopero bianco dei dipendenti, nulla di tutto questo. La causa sarebbe da individuare nel sequestro cautelare dell'impianto di trattamento biomeccanico dei rifiuti di Roccacencia, provvedimento disposto dalla magistratura perché i rifiuti trattati non rispetterebbero gli standard stabiliti dalla legge.
Questa decisione avrebbe interrotto, reso più complicato il ciclo di trasformazione dell'indifferenziato. Con un comunicato, oggi pomeriggio, l'azienda municipalizzata per l'ambiente del Comune di Roma ha fatto sapere che l'impianto di Rocca Cencia è regolarmente attivo e che negli ultimi 2 giorni sono stati rimossi oltre 5.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Tutto sotto controllo, verrebbe da dire, ma resta il mistero della spazzatura accatastata. Al di là dei secchioni pieni, l'emergenza continua ad essere l'inciviltà di chi ne approfitta per lasciare in strada elettrodomestici, lavandini, rifiuti ingombranti, e in questi casi l'azienda municipalizzata non c'entra nulla. Il Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha confermato all'unanimità il professor Franco Anelli, rettore dell'Ateneo, per il prossimo quadriennio. Anelli, 57 anni, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza, è l'ottavo rettore nella storia dell'Ateneo. Il professor Anelli, che si accinge a guidare per il terzo mandato consecutivo l'Università Cattolica alla vigilia del centenario della sua fondazione, avvenuta nel 1921, dopo la nomina ha ringraziato il Consiglio di amministrazione e tutti coloro che lo hanno sostenuto. Medici ed infermieri avranno uno spazio speciale tra i grandi di Santa Croce a Firenze, un memoriale per chi ha perso la vita durante la pandemia. Marco Bergamaschi. Tributo permanente a medici, infermieri e operatori sanitari vittime del coronavirus sarà realizzato nel primo chiostro della Basilica Fiorentina di Santa Croce, luogo della memoria collettiva del paese. Un progetto presentato e promosso da Opera di Santa Croce, Frati Minori, Fondo Edifici di Culto e Comune, in collaborazione con le federazioni delle professioni infermieristiche, dei medici e degli odontoiatri, per rendere omaggio all'impegno e al sacrificio di tanti che hanno perso la vita per salvarne migliaia e per combattere il virus. Tanti sono i luoghi qui nel complesso monumentale che ricordano le persone che non ci sono più, i grandi nomi che hanno fatto appunto grande l'Italia, le cosiddette Itale Glorie, gli italiani appunto caduti, i militari caduti nella prima guerra mondiale, e crediamo davvero che gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri che hanno donato le loro vite siano da ricordare, sia da ricordare la loro memoria, e vogliamo farlo proprio qui nel Parco della Rimembranza. E l'idea che ci sia un ricordo, una tomba comune per questi nostri colleghi, veramente ci rende grati e orgogliosi. Questa è un'occasione importante anche per ricordare, anche quindi tenere vicino a noi nel presente, i nostri colleghi che in questi mesi hanno perso la vita. Il monumento, la cui presentazione è stata aperta da un minuto di silenzio, sarà dedicato ai 172 medici, ai 40 infermieri e a tutti gli operatori sanitari vittime della pandemia nell'esercizio della loro missione professionale. Domani sarà per Lourdes un anniversario speciale. Si celebrerà il primo pellegrinaggio online per aiutare il santuario che dai giorni della quarantena vive una pesante crisi finanziaria. Fabio Bolzetta. Un'occasione comunitaria di preghiera e solidarietà. Il santuario di Lourdes promuove quello che viene definito come il primo pellegrinaggio mondiale online. Domani, 16 luglio, nel giorno della ricorrenza della 18ª e ultima apparizione della Vergine a Santa Bernadette, uno spazio di celebrazioni e preghiere, ma anche di testimonianze di personaggi religiosi e civili che condivideranno il loro legame con il messaggio di Lourdes. Per continuare a mener a bien sa mission, per garantire sa pérennité e les emplois tout au long de l'année, Lourdes United sarà un appuntamento aperto anche alla solidarietà. A 162 anni dalle apparizioni, nel santuario mariano che accoglie mediamente ogni anno circa 3 milioni di pellegrini da tutto il mondo, la chiusura, mai avvenuta prima, di 2 mesi, imposta dalla pandemia, ha messo a dura prova le risorse della struttura, con perdite previste di circa 8 milioni di euro. L'appuntamento, in 10 lingue, aperto ai 5 continenti, verrà trasmesso in diretta su TV 2000 domani, 16 luglio, dalle 16 alle ore 18:30. Io sono guarita nell'anima e questo è un miracolo. Paolo Fucili ci racconta ora la storia della giovane artista Carlotta Nobile e del suo coraggio nel calvario della malattia.
Era bella, talentuosa, avviata ad una carriera di fama e successi se il cancro non l'avesse stroncata il 16 luglio 2013. Ma la memoria di Carlotta Nobile è viva ancora 7 anni dopo e non solo fra esperti ed appassionati di musica. Una 24enne piena di sogni e talenti, precoci quanto spiccati, violinista, critica d'arte, scrittrice, personalità esuberante che non amava parlare però della lotta ingaggiata a 22 anni con un melanoma avvisaglia del male che la porterà via con sé. Fra i tanti impegni di studio e professionali deve affrontare anche cure e ricoveri sempre più spesso. Il 4 marzo 2013, mentre si prepara il conclave che eleggerà Papa Bergoglio, Carlotta si risveglia da un coma avvertendo chiara in sé la luce della fede appresa in famiglia, poi accantonata. Le parole di Francesco ai giovani la Domenica delle Palme la scuotono. Dovete portare la croce con gioia. Il 29 marzo è Venerdì Santo, Carlotta è a Roma, vuole confessarsi, cerca una chiesa, anche se ora di pranzo, e incontra San Giacomo, Don Giuseppe. La chiesa è aperta perché così il giorno prima il Papa in persona si era raccomandato con Don Giuseppe. E lui a far conoscere a Francesco la storia di Carlotta. Mi dà coraggio, commenta il Santo Padre. Lei gli scrive chiedendo un incontro, ma è troppo tardi. La salute peggiora e inizia una lenta agonia in cui dà prova di fede e serenità che rasserena i tanti che la piangeranno. Francesco però non l'ha dimenticata. Fra i testimoni di fede del sinodo sui giovani 2 anni fa c'era anche lei, tra santi del calibro, per dirne una, di Madre Teresa. Perché il cancro, scrisse lei stessa in quella lettera al Papa, mi ha guarito l'anima. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Vi lascio a Rosario per l'Italia dalla Cattedrale di Prato, presieduto da Monsignor Nervini, vescovo della città. Il TG2000 torna domani alle 12. Buon proseguimento di serata.